Ecologismo e giustizia sociale sono state due tematiche centrali ieri in un incontro avvenuto a Sassari per Sardegna Sostenibile. Presente anche il deputato di Europa Verde Angelo Bonelli, che ha promesso battaglia sui depositi di scorie nucleari nell'isola. Emanuele Floris. Basta individualismi, sia l'unità. È l'imperativo di Angelo Bonelli, deputato di Europa Verde, ieri a Sassari per ribadire il suo messaggio ecologista e sostenibile, che vuole l'unione tra giustizia sociale e climatica. Un proposito universale che si carica di maggiore urgenza e significati in Sardegna. Come si dice, di pianeti ne abbiamo uno solo, di Sardegna ne abbiamo una sola, e quindi dobbiamo fare un modo di avere quelle politiche di cura del territorio dal punto di vista energetico che possano dare una risposta alla crisi climatica. Le battaglie ecologiste sono all'ordine del giorno nell'isola, dagli impianti delle rinnovabili collocati ignorando le popolazioni alla possibile nascita di centrali nucleari. Qui il no è totale. E non risolve il problema della gestione delle scorie radioattive, e in particolar modo la collocazione di un eventuale deposito di scorie in Sardegna ci vede totalmente contrari, e daremo una battaglia in Parlamento affinché questo non accada. Per questo nasce un nuovo gruppo consiliare rosso-verde in regione, per adesso all'opposizione, ma con il proposito di governare le prossime consultazioni. Penso che un processo politico con la P maiuscola non può che non nascere dal basso. Ecco, la Sardegna può essere un laboratorio del rilancio politico dell'ambientalismo in Italia, come avviene in altri paesi del nord Europa. A formare la nuova compagine Antonio Pio e Diego Loi, prima tra i progressisti. Una fusione politica importante che include anche Sinistra Italiana è possibile. Proprio perché ci dà modo e opportunità di interagire direttamente con interlocutori nazionali e anche europei. Il nostro territorio ha bisogno di saper spendere e soprattutto progettare le tante risorse che arriveranno nei prossimi anni.